Oggi vi dirò le top 4 mete per iniziare la tua carriera da nomade digitale. Per chi non mi conoscesse, io sono Simone, viaggio ormai in giro per il mondo da 4 anni, sia lavorando online da remoto, sia lavorando offline in loco. In tutto questo tempo ho avuto modo di vedere diverse città, esplorarle e vedere quali fossero quelle perfette per passare un certo periodo di tempo, per iniziare la tua carriera da nomade digitale o lavorare da remoto o semplicemente avviare quel tuo progetto che stai procrastinando, il tuo progetto online che vuoi lanciare. Voglio iniziare questa lista con Valencia, Spagna. Parto col dire che tutta la Spagna secondo me è perfetta per iniziare la carriera da nomade digitale o per trasferirsi. Viaggiando tanto, vedendo tante nazioni, vedendo tante città, secondo me la Spagna rimane imbattibile. Valencia è una città che porto particolarmente nel cuore perché è la città dove ho iniziato la mia carriera da nomade digitale senza avere un lavoro e soprattutto dove ho iniziato questo canale YouTube. Quindi è stata la città dove è partita la mia rivoluzione e non potevo aver fatto scelta migliore. Valencia è una città a misura d'uomo, se non sbaglio è la terza città più grande della Spagna con 790-800.000 abitanti ed è una città che come Barcellona si affaccia sul mare ed è scientificamente provato che una città con il mare aumenta la felicità e il benessere di una persona che vive in quella città. Quindi perché Valencia? Partiamo col dire che il meteo è qualcosa di favoloso, siamo in Europa e se cerchi una meta calda anche l'inverno Valencia è il posto giusto. Io mi ricordo andai a fine gennaio e trovai sempre temperature che si aggiravano intorno ai 20-25 gradi a gennaio. Ovviamente la sera faceva un po' più freschetto, una giacca e stavi a posto, però ricordiamoci che sei in Europa, vicino all'Italia, vicino a un po' a tutte le città principali dell'Europa. È per me un grande plus, quindi possiamo dire che Valencia è una città baciata dal sole. Dopodiché un grande plus è una città relativamente economica, siamo quasi al sud della Spagna, quindi i prezzi non sono come Barcellona, non sono come Madrid, non sono come il nord della Spagna. Gli affitti sono relativamente economici, puoi trovare stanze a 300-400 euro e appartamenti monolocali anche a 800 euro, quindi troviamo prezzi degli immobili davvero ragionevoli. Ci sono tanti co-working, ci sono tanti co-living, puoi andare a vivere e lavorare con altre persone. Un sito che posso consigliare per i co-living è co-living.com, davvero ok. Un sacco di caffè carini per andare a lavorare intorno alla città, io mi ricordo non andai ai co-working perché i caffè erano davvero predisposti per il lavoro online e c'era anche un sacco di gente che lavorava con il computer dentro il caffè, quindi eri anche ispirato, è un ambiente davvero bello. È una città in cui si mangia davvero bene e anche con poco prezzo, ricordiamo che Valencia è la città dove è nata la paella e puoi trovare anche tanti forni per pizzette, roba dolce, tapas bar, la birra è molto economica, poi in Spagna c'è un supermercato che è davvero economico che si chiama Mercadona, quindi se vuoi fare la spesa è relativamente cheap, quindi è una meta che davvero c'ha tutto e soprattutto il centro città è il luogo in cui troverai tutto, quindi è una città a misura d'uomo, tante piste ciclabili, tanta bella gente, siamo in Spagna, siamo molto simili, studenti internazionali, Erasmus, una buona nightlife, ho girato varie discoteche soprattutto vicino alla spiaggia, quindi c'ha tutto. È leggermente diversa dalle grandi città, no? Che senti un po' la frenesia, lo stress, anche se in Spagna c'è meno delle altre nazioni, comunque Valencia è la città che ha davvero tutto e per questo ve la consiglio. Tra l'altro recentemente è stata stilata una classifica delle città dove si vive meglio al mondo e le prime tre sono spagnole. Malaga in prima posizione, Alicante e in terza posizione troviamo Valencia, che in passato è stata la prima ma adesso le città del sud stanno prendendo più piede, penso per il costo della vita che è ancora più economico. Dopodiché la seconda città che vi consiglio, siamo sempre in Spagna, un po' più a sud, ci troviamo verso il Marocco e sono le Canarie, precisamente Tenerife, dove ho passato un mese. Tenerife, anche se siamo in Spagna, ha un mood leggermente diverso. È un mood di isola che si avvicina un po' al Sud America, è un po' tropicale, un po' quel mood latino. In questi anni le Canarie hanno preso sempre di più piede e il costo della vita si è alzato notevolmente. Però per me rimangono sempre una scelta valida, anche perché fa caldo tutti i giorni dell'anno, il meteo è qualcosa di favoloso, vuoi andare a mare, vai al mare e poi c'è una natura davvero assurda. Io consiglio Tenerife, consiglio di soggiornare un mese in un appartamento soprattutto al sud dell'isola, noleggiare un'auto che è relativamente cheap, io mi ricordo noleggiai per un mese un'auto con Autoraisin, se andate sul sito fate un preventivo si dovrebbe aggirare per un mese sui 300-400 euro un'auto, non c'è bisogno nemmeno di deposito cauzionale, quindi paghi, vai all'aeroporto e ritiri l'auto ed è un grande plus che tu con quest'auto puoi girare tutta l'isola e tutta l'isola di Tenerife è differente. Scegli una base e durante i weekend e fine settimana vai a esplorare diverse città, città di mare, città di montagna,
Spagna abbiamo anche il Teide, che è uno dei miei posti preferiti, vi consiglio di andarci una volta nella vita. Abbiamo le città di mare, Playa de las Americas, Los Cristianos, Puerto de la Cruz. Abbiamo delle città un po' con delle vibe montanare come La Laguna, e sopra c'è anche tipo un bosco che si chiama il Bosco Incantato, che è davvero assurdo, ve lo consiglio. La capitale è Santa Cruz, che vale la pena visitare. Un sacco di attività che puoi fare dentro l'isola, come surfing, hiking. C'è la zona della movida a Playa de las Americas, Las Veronicas, con discoteche, pub, bar. Insomma, è un'isola che ha davvero tutto. Perfetta per lavorare, ci sono tanti caffè, ci sono tanti eventi anche per nomadi digitali, anche perché la comunità qui di nomadi è davvero alta. Molta gente di tutta l'Europa viene qua durante l'inverno nostro perché fa caldo, quindi sono andato in un evento, ci sono tanti expat, alcuni hanno scelto di vivere proprio qui, quindi non posso non consigliarvela, anche perché fa caldo ma non fa tantissimo caldo rispetto a altri posti del Sud America o dell'Asia. Anche qui ci sono diversi co-working e co-living sparsi per tutta l'isola, quindi è davvero perfetta per un nomade digitale, perché hai un perfetto bilancio tra vita lavorativa e svago. E se ti stai domandando se è un'isola per vecchi, recentemente ho fatto un video sul canale, puoi darci un'occhiata. Prima di passare alle altre due città, voglio dirvi che mi trovo attualmente in un'altra meta, sto testando un'altra meta per un nomade digitale e mi sta dando buone impressioni. Adesso vi mostro un po' dove mi trovo, vediamo se indovinate a prima botta, a primo impatto. È davvero una bella città, non me l'aspettavo. Ecco la vista dal mio appartamento. Dove mi trovo secondo voi? Mi trovo in Albania, precisamente a Valona, e oggi c'è un po' di vento. Guardate che spettacolo, questa è la vista dal mio appartamento. Ma ritorniamo a noi. Passiamo alla terza città, ora parliamo di Cracovia, in Polonia. Facendo diversi viaggi in Polonia ho capito che Cracovia è davvero ottima per un nomade digitale. Sono davvero combattuto perché Varsavia mi piace anche davvero un sacco, perché ha un mood moderno, tipo Milano, New York, è molto percorribile, sicura, una capitale davvero ok. Però Cracovia la batte su certi punti di vista che adesso andremo a vedere. Partiamo con il costo della vita. Nonostante nel corso degli anni la vita in Polonia sta diventando sempre più cara, come del resto tutto il mondo, la Polonia però rimane sempre una meta conveniente. Il costo della vita è qualcosa di assurdo, puoi affittare appartamenti, io vi parlo sempre con Airbnb, non in loco, a 500, 600, 700 euro un monolocale. Basta pensare che appena arrivato all'aeroporto di Cracovia puoi prendere un bus che con 70 centesimi ti porta al centro. Mezzi di trasporto davvero efficienti e fenomenali, anche perché qui i taxi davvero non costano nulla, 2-3 euro a tratta massimo. Cibo buono ed economico, è uno dei posti migliori dove puoi mangiare in Est Europa. Basta pensare che uno dei piatti tipici sono i pierogi, sono dei ravioli pieni di carne o di patata, un po' li scegli tu come li vuoi, e sono favolosi. E il costo anche per mangiare è davvero economico, anche i supermercati ho visto sono davvero economici e tanti prodotti locali. È una nazione davvero che amo, dopo la Spagna è una delle mie nazioni preferite, la Polonia. Cracovia poi è perfetta, come Valencia hai tutto in centro, il centro è davvero percorribile a piedi, puoi trovare tutto nel centro. Ci sono i top luoghi turistici, un sacco di gente cammina, tranquillità, sicurezza. Durante la sera ci sono davvero tanti baretti, pub e discoteche, tutto al centro, davvero è perfetta. Palestre, co-working. Prima volta che ci sono stato, davvero sono rimasto scioccato dalla qualità di vita che puoi avere in questo paese con davvero pochi soldi. Una cura dello stile moderno che non ho visto in altre città, nemmeno in Italia. Forse si avvicina a Milano in alcuni posti, ma nemmeno. La Polonia è davvero una meta che consiglio, che avanzerà sempre durante gli anni, ne sono sicuro. Una città giovanissima, in giro troverai persone giovani da 18, 20, 30, massimo 40, e io adoro sto fatto. Ricca di storia e cultura, puoi trovare diverse attività da fare. C'è anche una meta turistica montanara vicino che si chiama Zakopane ed è molto simile alle Dolomiti, quindi per una fuga nel weekend è perfetta. Altro plus, se sei un ragazzo questo è un posto che ti consiglio particolarmente, perché ci sono un sacco di ragazze molto belle, le polacche, le sappiamo, consigliatissima, non mi fare domande. Sempre riguardo a Cracovia e Varsavia, ho fatto diversi video sul canale, li puoi trovare spulciando il mio canale e iscriviti. Quarta ed ultima meta, non poteva mancare in questa lista, Bali, precisamente nella zona di Canggu. Bali ormai non ha più bisogno di presentazione, ormai siamo invasi da contenuti di influencer che sponsorizzano questo paradiso tropicale. Io purtroppo sono arrivato un po' tardi, ci sono stato l'anno scorso e l'isola si sta sviluppando sempre di più, non è più l'isola di un tempo piena di risaie verdi, ci sono ancora ma un po' meno.
meno, stanno costruendo un sacco di ville, appartamenti, locali, sta diventando un'isola turistica. Ma nonostante tutto c'è ancora quella magia, c'è ancora quella sensazione di un'isola magica, tropicale, che ha davvero un'anima forte. Dopodiché, oltre ai local, c'è un sacco di bella gente proveniente da tutto il globo ormai. Un sacco di giovani, un sacco di lavoratori da remoto. Infatti è un'isola piena di caffè, palestre, ristoranti, tutti i posti con un occhio di riguardo ai lavoratori da remoto. Se dovessi scegliere un posto a vita per lavorare da remoto, sceglierei Bali, perché è davvero perfetta. Partiamo con gli alloggi. Alloggi non più economici come una volta, ma tutto sommato ragionevoli. In ogni alloggio è presente una piscina, è quasi obbligatorio, quindi un posto dove rilassarsi. Un sacco di guest house e co-living. Andrai a vivere in una stanza a te dedicata, con zone comuni, con gente davvero simile a te e che condividi diversi interessi. Un sacco di ostelli a 8-9 euro, davvero, che sembrano degli hotel di lusso. La nightlife anno dopo anno sta migliorando un sacco. Stiamo arrivando a livelli di Mykonos, Ibiza. Un sacco di posti in cui fare festa, mangiare un trancio di pizza, un hamburger, prendere un cocktail nella maniera di Bali, in una maniera davvero tropicale. Io adoro sto fatto, adoro essere immerso nella natura, nelle palme. A Bali si sa, fa caldo durante tutto l'anno, quindi non sentirai mai freddo. C'è la stagione delle piogge, ci saranno giorni di pioggia, ma chi se ne frega. Anche Bali è un'isola in cui può fare diverse attività come surfing, hiking. Io ho scalato una montagna, se non sbaglio si chiamava Monte Batur, è stata tosta arrivare lassù. Unica nota negativa di quest'isola è il traffico, è qualcosa di orrendo, è il traffico peggiore che ho visto nella mia vita. E purtroppo per girare l'isola hai bisogno di uno scooter, di noleggiare uno scooter, se non vuoi sempre chiamare il taxi, che è economico, è molto economico, però hai bisogno di uno scooter e ti senti sempre in pericolo. Ti senti, questo è il mio ultimo giorno, andrò a ammazzarmi con lo scooter in questo traffico oggi, direi questo. Nell'isola i prezzi si stanno alzando purtroppo, perché sempre più turisti stanno arrivando, però è economico. Io mi ricordo l'anno scorso ho mangiato piatti con 1-2 euro, i caffè hanno ancora un range di una colazione media di 5-6 euro, e ok, pagherei questa cifra per le vibe che emana quest'isola. Secondo me un mese qui ti potrebbe costare dai 1000 ai 1500 euro. Tempo fa potevi pagarlo dai 500 ai 1000, quindi è raddoppiato il costo della vita. Ma è la patria dei nomadi digitali e Bali, e nonostante tutto io la consiglio estremamente, ci voglio ritornare il prima possibile. Avrei consigliato anche la Thailandia, però ho visto solo una zona, che è quella di Phuket, che è meravigliosa a livello turistico, però a livello di un nomade digitale non sento di consigliarla. Pochi co-working, tante distrazioni, davvero pochi caffè per andare a lavorare, è buona per una vacanza. In Thailandia sicuramente ci saranno altre mete per nomadi digitali come Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Krabi, posti ancora che non ho visto, che segui questo canale sicuramente andrò, sono posti in cui ce l'ho nella lista. Io ti consiglio di iscriverti a questo canale, queste sono le 4 mete che ti consiglio per avviare la tua vita da nomade digitale, e se sei interessato agli argomenti viaggi, lavoro e divertimento, questo è il canale che fa per te. Ci vediamo al prossimo video, ciao!